essere al cospetto anche dell'imperatore è qualcosa di indescrivibile, veramente una sensazione unica. Come se fosse ancora presente con i falchi che amava, che aveva studiato fino a farli diventare materia di un trattato sull'arte venatoria, davanti al suo maniero, l'opera simbolo del 200, forse una dimora di caccia, un tempio, un osservatorio astronomico, uno scrigno esoterico, anche un hammam, secondo studi più recenti. Di certo l'edificio che più di ogni altro ha contribuito a mitizzare la figura di Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi, ricordato a Castel del Monte nel giorno della sua nascita, era il 26 dicembre del 1194. Il Puera Pulie era questa la sua terra preferita, il popolo di Andria che gli rimase fedele, risparmiato dalla distruzione e al quale concesse l'esenzione dalle pesantissime tasse una volta tornato dalla Sesta Crociata nel 1229, quella cosiddetta degli scomunicati, non gradita al Papa, qui dove sono seppellite le sue due mogli. Storia e leggenda insieme, l'incarnazione della sua razionalità, la corona regale che domina la Murgia, il monumento patrimonio dell'UNESCO da sempre impenetrabile, leggibile ma mai decifrabile, se non dai suoi amati falchi, simbolo e manifestazione del potere dell'imperatore.